Ciao amici! La prostata è la ghiandola del sistema urinario e riproduttivo dell'uomo. È molto piccola, pesa solo 20 grammi, ma è molto importante. Ha la forma di una castagna con la punta rivolta verso il basso. Serve a produrre il liquido seminale dove vivono gli spermatozoi. La prostata influisce anche sul flusso urinario perché è adiacente alla vescica e all'uretra, il canale che trasporta l'urina all'esterno. Dopo una certa età, ma in realtà sempre più anche negli uomini giovani, la prostata inizia a presentare disturbi più o meno gravi che si manifestano con sintomi quando si fa la pipì, come bruciore, alterazione del flusso e minzione molto frequente. Il sintomo più comune è l'infiammazione della prostata, la prostatite. Circa il 25% degli uomini dopo i 50 anni inizia a sviluppare questo disturbo, ma la prostatite può colpire gli uomini a tutte le età. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola qui in alto a destra. Quali sono i sintomi della prostatite? 1. Bisogno urgente di urinare spesso di notte e con minzione dolorosa. 2. Dolore durante e dopo l'eiaculazione. 3. Mal di schiena lombare. 4. Ipersensibilità al glande. 5. Saltuario deficit erettile. 6. Lieve o moderata disfertilità. Le cause dell'infiammazione sembrano collegate ai fattori che infiammano l'organismo. Cosa non fare per l'infiammazione della prostata? 1. Irregolarità intestinale per la vicinanza di tossine tra intestino e prostata. 2. Alimentazione squilibrata. Troppi grassi e proteine animali sono infiammatori. 3. Alcol e fumo generano infiammazione perché alterano il pH dei tessuti interni. 4. Eccessiva sedentarietà. Indebolisce l'attività muscolare della zona. 5. Eccesso di sollecitazione, eccedendo con sport da seduti come bicicletta, moto. 6. Stress e tensioni emotive aumentano il cortisolo che genera infiammazione. Ecco tre cause della prostatite legate all'alimentazione. 1. Grasso addominale. 2. Colesterolo elevato. 3. Pressione alta. Fai prevenzione da subito tenendo questi tre nemici sempre sotto controllo. Se vuoi approfondire gli alimenti favorevoli e contrari alla prostata e conoscere i rimedi naturali, trovi tutte le informazioni necessarie in questo ebook approfondito. Per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile. Iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano. Mangia sano e vivi meglio!